Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi parte una nuova serie, tra virgolette, in cui andremo a fare tutti i make-up in tendenza nelle varie decadi della storia, della storia del make-up. E oggi, come primo video di questa serie, ho intenzione di andare a fare un make-up anni 2000, ispirato a questo più o meno, anzi lo andremo a replicare, quindi faremo un tutorial insieme su come diventare delle perfette dive anni 2000. Ho pensato di iniziare con questa decade perché, insomma ragazzi, più anni 2000 di questi tempi odierni non c'è nulla. Gli anni 2000 stanno tornando dappertutto, soprattutto nella moda, ma comunque ultimamente sto vedendo che anche nel make-up qualche influenza si sta prendendo, quindi sono molto contenta di andare a fare questo tutorial oggi. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, se vi fa piacere lasciatemi un like e un commento e soprattutto fatemi sapere se questa idea che ho avuto di fare questa serie di video per celebrare i make-up di tutte le decadi della storia del make-up vi può piacere. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, io direi di non soffermarci oltre e di andare con il tutorial. Eccoci qua nella solita postazione make-up. Oggi, ragazzi, mi scuso per le mie condizioni, ero veramente indecisa se fare o meno questo video perché sono piena di brufoli. Ho uno sfogo sulla pelle allucinante che sono andata un po' a camuffare con un po' di correttore perché sono in condizioni tremende. Sono piena di rossori, sono piena di brufoli da ciclo, la mia pelle sta gridando help. Però, ragazzi, insomma, la carriera da youtuber deve andare avanti. Perciò eccomi qui con questo tutorial anni 2000, ragazzi. Ho qua la mia foto inspo della nostra bella Cristina, che ci terrà compagnia durante questo video. Ho già messo un primer per rendere la pelle matte, perché comunque il trucco anni 2000 mi dà delle vibes matte. Non ho visto questo glam come si cerca di creare oggi e noi andremo a seguire step by step il trend di quegli anni. Come già vi dicevo, ho coperto già prima i brufoli, adesso ci vado a mettere il fondotinta sopra, così andiamo proprio a piallare il tutto, tutto scompare. Occhio non vede, cuore non duole. Vado a usare questo di She Glam perché è abbastanza coprente e appunto il trucco anni 2000 a me dà vibes matte e coprenti, non estremamente coprenti come magari può essere la vibe che mi dà un trucco 2016, però comunque oggi dobbiamo andare a coprire, non dobbiamo fare una seconda pelle come il trend del momento, e comunque mi mantengo sul chiaro e non andrò a fare un contouring esagerato, perché secondo me in quei tempi lì i contouring snatched come quelli che magari si sono cercati dopo non esistevano. Molto bene, continuiamo con il correttore. In questo caso vado ad utilizzare questo di Shiseido, che è abbastanza chiaro perché secondo me in quei tempi si utilizzavano correttori abbastanza chiarini. Io tendo, sapete, ad utilizzare correttori non troppo chiari perché non mi fa impazzire l'effetto flash. Però insomma, andiamo ad aiutare il nostro contouring, che sarà comunque abbastanza debole, e vado a metterlo anche sulle palpebre perché appunto gli anni 2000 arrivano dagli anni 90 in cui si faceva la palpebra bianca. Un po' questa palpebra bianca la rivedo, non estrema come negli anni 90, però insomma io la vedo. Le sopracciglia ovviamente non andavano molto grosse, anzi andavano dei fili. Io comunque già di natura non è che le abbia particolarmente grosse, ma andavano molto più sottili di come le ho io addirittura, ma oggi proveremo a renderle più sottili possibili. Sì, questa palpebra bianca già mi fa sentire più Cristina, mi fa sentire lei. Oggi ci trasformeremo in Christina Aguilera. Io direi che possiamo passare al contouring dopo questo bel correttore chiaro, e per il contouring vado a usare questo di She Glam in crema, che è bello freddo. A me i contouring di quegli anni mi sanno di freddo, cioè in realtà in generale proprio i make-up, se io penso agli anni 2000 non penso al gold. Ad ogni modo, noi andiamo a fare tutto un po' freddino oggi e
non troppo marcato, appunto, come già vi dicevo, questo contouring, perché secondo me all'epoca non erano così in fissa con il contour, il bronzing. Fatemi sapere se tra di voi, tra i commenti, c'è qualche esperta anni 2000 o che appunto ha vissuto quegli anni del make-up. Io purtroppo sono nata troppo tardi, ma in realtà non troppo purtroppo, perché comunque preferisco di gran lunga i trend che ci sono stati dopo, nonostante io apprezzi il make-up in generale. E insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, se preferivate i trend di quegli anni o i trend di oggi. Mi fermo qui e adesso direi che andiamo ad opacizzare, e opacizzeremo per bene. Vado a usare la cipria di Shiglam. Opacizziamo tutto per bene. Non esagero, perché la mia pelle secca, sennò poi chiede pietà. Abbiamo opacizzato, vado un attimo a togliere cipria in eccesso nel caso ci sia, e vado a prendere un blush. I blush, secondo me, negli anni 2000 andavano non molto aranciati, andavano più rosei, quindi vado a prendere questa palettina di blush di Shiglam e vado ad utilizzare questo rosa qua, che è un rosa abbastanza neutro, freddino, non troppo caldo comunque, e lo vado a stendere. Anche di questo non abbondo, perché secondo me le basi all'epoca si erano belle matte, magari coprenti, ma blush, contour, poca roba. Non vado a metterlo nemmeno nel naso, perché secondo me proprio non era cosa. Non mi dispiace, vi dico, mi sento un po' grigia. Preferisco un po' di caldo, un po' di calore, però insomma. Vado a settare il tutto e passiamo alle sopracciglia e occhi, che sono la cosa che mi intrigano di più. Vado con la mia matita di L'Oreal e qua dobbiamo fare un lavoro certosino, ragazzi. Dobbiamo rendere le sopracciglia il più sottile possibile. All'epoca appunto andavano super, super, super sottili. Ah, vengono sempre uguali. Niente, speravo di riuscire a fare qualcosa di meglio, ma vabbè. Faremo una cristina con i sopracciglioni. Ecco, un trend degli anni 2000 di cui sono contenta di essermelo perso è appunto questa cosa delle sopracciglia sottili. Tutte le persone che conosco che avevano dai 20 ai 30 anni, i primi anni 2000, tipo mia madre, hanno questi sopraccigliini piccolissimi, tutti spinzettati, terribili, che poi non ricrescono più. A mia madre le sopracciglia non ricrescono più. Dai, un po' più sottili sono riuscita a farle, soprattutto il finale. Sono un po' più Cristina del solito. Passando agli occhi, ragazzi, e qua mi voglio vedere. Oggi faremo un bel trucco neutro, come appunto avete visto dalla foto, che ovviamente andremo a sfumare con la classica matita anni 2000. Tutti quelli che hanno vissuto il periodo make-up di quegli anni sanno benissimo che in ogni make-up che c'era questa matita nera sfumata, e ovviamente matita nera sempre dentro anche all'occhio, e andremo a fare anche quello. Per prima cosa andremo ad utilizzare un ombretto, lo andremo a prendere da questa palettina di Green Me, e andremo a prendere nello specifico questo ombretto qua, e andiamo semplicemente con quello. Non voglio esagerare, perché comunque in quel periodo non andavano tanto trucchi estremi come magari possono andare al giorno d'oggi. Erano molto più easy, cioè anche se guardate magari i red carpet di quegli anni, non erano come i red carpet di oggi, in cui c'è la gente vestita pazzissima con tutti degli outfit e dei trucchi che proprio studiati ad hoc. La gente andava lì vestita così, come, non dico per andare al parco a fare una passeggiata, ma quasi, poco ci manca. E quindi oggi non voglio fare come mio solito ed esagerare, quindi proprio andremo a fare questa piccola sfumatura che anche Cristina ha nel suo make-up, che questo sicuramente sarà un red carpet. Non voglio esagerare con il prodotto, quindi sfumo molto, perché appunto questo non è ciò che andrà ad intensificare il make-up, ma la famosa matita. Era proprio una cosa che non mi è mai piaciuta, che mia madre ha sempre fatto. Oggi sperimenteremo. Direi che con la sfumatura ci siamo. Sotto non so neanche se andrò a fare qualcosa con l'ombretto, perché mi sembra che ci sia soltanto matita. Continuiamo con la palpebra e vado a prendere questa palette di Douglas che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento insieme. Vado a prendere questa shade molto molto neutra e la vado semplicemente ad applicare col dito, così proprio, dove non ho fatto la mia sfumatura, giusto per avere una base. E adesso vado a prendere lo shimmer, sempre da questa palettina di Douglas,
e abbondo lo vado a mettere sopra all'ombretto neutro che ho appena utilizzato. Molto semplice questo trucco, non mi dispiace, vi dico la verità. Un po' per ritornare a quelle vibe anni 2000, in cui io ero una bambina spensierata. Direi che ci siamo, anche bello sparkly. Vado a prendere, zan zan zan, la matita nera. Questa matita è di Douglas e vado a fare quello che io non ho mai fatto e che oggi mi tocca fare. Mossa speciale, occhio tirato e si va. Non ci sto credendo che lo sto facendo davvero. Proprio questa è la classica mossa che fa mia madre per truccarsi. E ovviamente la dobbiamo andare anche a sfumare. Vado a metterla anche all'interno. E ragazzi, appunto, come vi dicevo, l'intensità viene data tutta dalla matita. Proseguo con questa storia qua. Vado a metterla anche leggermente sotto. Poi tanto andrà tutto sfumato. Per questo lavoro qua, ragazzi, ovviamente serve una matita abbastanza morbida. E adesso andiamo a prendere un bel pennellino e iniziamo a sfumare. Grossolanamente, perché ragazzi la matita che ha lei è super intensa comunque, quindi rimane così com'è ma viene soltanto leggermente sfumata e viene leggermente ripresa dall'ombretto che lei già ha. Stessa cosa faccio per qua dentro, proprio la sua matita nera arriva fino a qui. Ma che cavolo, mia madre gli piacerà tantissimo con questo look anni 2000. Ok, qua abbiamo sfumato leggermente, vado a sfumo anche l'altra parte e poi torniamo un po' a sistemare la situazione. Un po' nera la situazione, la sua situazione era meno nera decisamente della mia. Perciò sotto direi che ormai il danno è fatto, forse dovevo veramente stare più scarsa, ma mi sembrava giusto così. Vado leggermente a coprire tutta la mia matita, che è troppo intensa, con il colore shimmer che abbiamo usato prima, ma leggermente, comunque la matita continua a vedersi, e la ripasso leggermente solo attaccata alle ciglia. Sono leggermente più intensa della nostra amata Cristina, però vi dico che non mi dispiace. A me l'idea del make-up di quell'epoca è un po' di un make-up messy, capito? Niente di così perfetto come magari invece facciamo adesso con tutte le nostre cut crease. Io vi devo dire la verità, sono abbastanza soddisfatta del mio operato, molto simile al trucco di Cristina, mi sento molto anni 90. Vado a mettere il mascara e poi passiamo alle labbra. Eccoci qua con il mascara dato, vi dico. Mica male questo make-up. Non mi dispiace, proprio out of my comfort zone. Io mai truccata così. Però non mi dispiace, vedo questo occhio che è proprio risaltato. Quindi mi piace, sono contenta. Cosa di cui mi sono dimenticata invece, highlighter. Il nostro illuminante. Allora, secondo me, anni 2000, illuminante. Poca roba. Ma ne andiamo a usare uno molto leggero, comunque molto natural, che è della linea Green Me. Niente di stratosferico, non come gli highlighter che potevano andare poi tipo nel 2018, 2017, 2016 soprattutto, quando è nata proprio la passione. E benissimo, allora combo labbra. Nella nostra foto, come potete vedere, ve la faccio rivedere, la nostra grande Cristina ha le labbra super nude. Altra cosa che dagli anni 90 si trasportano negli anni 2000, queste labbra super super nude, proprio nude chiaro, e le andrò a ricreare. Come matita per l'esterno vado ad utilizzare questa di She Glam e vado a delineare l'esterno. Vado molto leggera perché all'interno andiamo ad utilizzare un'altra matita, questa qui, che va a riprodurre il nude che appunto aveva la nostra magica Cristina. Ho anche le labbra secchissime, ragazzi, in questo periodo proprio non è il mio momento. Comunque, queste sono le labbra. Sono abbastanza simili a quelle della nostra magica Cristina. Vado un attimo a blendare la matita più chiara con quella più scura che ho usata come contorno, così che non si veda proprio la linea più scura. Il tocco finale di questo make-up, che mi fa un po' ridere, vi dico la verità, con queste labbra, non sono a mio agio per niente.
andiamo ad utilizzare un bellissimo lip gloss. Lip gloss ovviamente d'obbligo, perché a quei tempi le labbra erano sempre con il lip gloss. E vi dico, look finale non mi dispiace. Dunque, opinioni finali. Rispetto all'immagine che vi ho mostrato, sicuramente sono più intensa. Quest'occhio è più nero, ovviamente, di quello che ha lei. Probabilmente è stata usata una matita marrone scuro. Io l'ho confusa per nera, forse sono stata anche di mano pesante con questa matita, però l'effetto non mi dispiace e secondo me rimane con queste vibes anni 2000 che mi piacciono un sacco. Mi piace un sacco la palpebra glitterata, questa sfumatura di ombretto non troppo strong ma abbastanza nude, abbastanza tranquilla. Le labbra, vi dico, niente male, belle juicy con questo lip gloss. Unica pecca secondo me è il contouring, non mi piace molto perché appunto è molto naturale, poco snatched, molto freddo, mi sento molto fredda, mi piacciono più i colori caldi, un bronzo, un oro, insomma non sono nella mia comfort zone, ma direi che con questo trucco ce lo siamo cavati più che bene e secondo me siamo riusciti a replicare anche discretamente bene il trucco della nostra magica Cristina. Ditemi ragazzi cosa ne pensate, io mi sono divertita tantissimo a fare questo tutorial, spero che vi possa essere utile se volete replicare appunto un make up con queste vibes anni 2000. Noi siamo giunti al termine del video, ci vediamo prestissimo con il prossimo video, vi mando mille baci e ciao!